Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video, terzo appuntamento dove vi presento alcuni libri della casa editrice GDS. Scopo del video, come dico sempre, quello di presentarvi dei libri magari un po' meno conosciuti di tanti altri, ma che in base al genere di appartenenza possono catturare la vostra attenzione e che hanno delle trame molto interessanti. Bando alle ciance, cominciamo! Il primo libro di cui vi parlo è un romanzo, un thriller, e si tratta del rifugio, Il rifugio delle anime di Alfonso Stile. Il protagonista si chiama appunto Alfonso, è uno studente universitario fuori corso, deluso dalle donne, che viene invitato al rifugio, un paesino sulle montagne Sabine, un paesino appunto delle montagne Sabine, e viene invitato dallo zio a passarvi un breve periodo, e lui qui vive insieme a suo cugino Filippo, conoscendo anche i suoi amici e conoscendo anche una ragazza, Martina, una ragazza dai modi coloriti di cui si innamora e anche lei sembra di cambiare il suo interesse. Un giorno arriva in questo paesino Diego, un amico di suo cugino Filippo, che gli parla di un modo del tutto naturale per curare i tumori, cioè mangiando i semi delle mele. E così Alfonso capisce che lui è stato inviato dalla provvidenza in quel paese per salvare il figlio di sua cugina da un tumore. Una sera un ragazzo, pronunciando delle strane parole, delle parole misteriose, spinge Alfonso in un cimitero, e qui lui riceve una visione. Ha la visione di un angelo del Signore che gli parla e gli dice che da lì a 2 anni una calamità arriverà sulla terra, colpirà la terra, e che lui però si salverà perché è caro al Signore ed è uno dei 30 eletti che dovranno radunarsi nel paese di rifugio per dare vita a una nuova umanità priva di male, insomma, lontano dal libera dal peccato. Questo interessante romanzo si trova sia in cartaceo a 15,90€ sia in ebook a 2,49€. Il secondo libro di cui vi parlo è un fantasy. Oggi abbiamo thriller, fantasy, horror, un po' di tutto, e praticamente è il seguito di un altro libro che si chiama Alia Dort, il libro precedente. Questo invece si chiama La voce della terra, scritto da Giulia Rucci. Praticamente il viaggio di Gillian, la ragazza protagonista del primo libro, continua tra le macerie di una vita che vuole dimenticare e un futuro incerto e avvolto dall'oscurità. La paladina cerca l'antico che la designò come erede, e la voce della terra le sussurra qual è il suo destino, e da qui la sua vita cambia. Lei sente sempre di più aumentare il divario tra lei e ciò che la circonda. Riuscirà la luce a prevalere sull'oscurità anche quando tutto sembra perduto? Lo scopriremo. E questo libro si trova in cartaceo a 15,90 e sia in digitale a 2,99€. Poi abbiamo Ritornano i fantasmi del presente di Luigi Fiorentini. È un romanzo thriller. Un giovane contadino dell'entroterra siciliano decide di emigrare in Germania, però sente, gli appare in sogno un suo diretto antenato che gli chiede non solo di rimanere in Sicilia, ma anche di scoprire chi l'ha ucciso e di liberare la Sicilia appunto da una maledizione che grava su di essa. E il libro lo trovate in cartaceo a 15,90 e in digitale a 2,99€. L'ultimo libro di cui vi parlo oggi ha una copertina molto bella che mi piace tantissimo, ed è La casa nel bosco di Luigi Squillante. E quale potrebbe essere il peggior incubo per uno scrittore? Quello che i suoi personaggi prendano vita e lo portino sull'orlo della pazzia. I protagonisti sono Carlo e Maria, e niente nella loro vita succede per caso o per fatalità. Questo misterioso libro, Avanti dell'horror, fatevi avanti, vi piace la copertina? A me piace veramente un sacco. Si trova in cartaceo a 14,90€ e in digitale a 2,49€. Ok, spero che anche questo episodio dove vi presento dei libri della GDS vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete deciso di acquistare uno di questi libri, per quale motivo, magari ve li ho descritti bene io, oppure vi hanno incuriosito la copertina, eccetera eccetera. Fatemi un po'
sapere tutto, lasciatemi un commentino qui sotto per darmi suggerimenti o dirmi la vostra, eccetera eccetera. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao ciao.